Importante programmare in vista dell'estate il rilancio del turismo altamurano. Questo è il messaggio più volte lanciato nel corso degli ultimi mesi dal Dipartimento Turismo di Forza Italia Giovani. Il 13 marzo scorso i ragazzi forzisti, con l'aiuto di esperti in materia turistica, enti ed associazioni, avevano stilato un piano sullo sviluppo turistico con l'obiettivo di essere duraturo e sostenibile, un vero e proprio piano per il rilancio del turismo altamurano. Nelle ultime ore, per sollecitare l'amministrazione comunale, hanno promosso un sit-in di protesta all'infopoint di via Treviso, che versa in stato di abbandono e degrado. Forza Italia Giovani, infatti, attraverso questo piano, pensava anche alla creazione di un hub turistico under 30 e di reti di mobilità dolce potenziali nell'accoglienza, favorendo la rigenerazione e il recupero di aree abbandonate e dismesse. E a proposito dell'infopoint, sono diverse le segnalazioni ricevute proprio da parte dei cittadini, degli operatori turistici, delle guide turistiche e attività commerciali. In un momento di ripartenza e soprattutto in vista dell'arrivo dei mesi estivi, il turismo e la cultura dovrebbero essere all'apice dell'agenda amministrativa dell'attuale amministrazione dell'assessore Perrone, dice Forza Italia Giovani. Nelle prossime settimane saremo in altri punti della città abbandonati, dichiara ancora Lorenzo Attivissimo, coordinatore di Forza Italia Giovani, che lancia così un appello a tutte quelle forze politiche che sostengono il governo Melodia. Altamura non può farsi trovare impreparata, aggiunge. È bene ricordare che l'intero indotto del turismo non riguarda solo i musei, le attività artistiche e culturali, bensì anche ristoranti, bar, negozi, panifici, artigianato locale di ogni genere.